Eccoci qua ragazzi, beh dai, sinceramente dopo un inizio di merda di questo mondiale, dopo un inizio noioso, sinceramente ha faticato a partire questo mondiale, sul finale in questi gironi si sono iniziato a vedere un pizzico di partite un po' più decenti. È vero, forse chi era già qualificato magari il piedino non l'ha messo, no? Qualcuno diciamo, si è tenuto un po' per gli ottavi, però insomma, almeno si sono viste un po' di partite un po' più combattute, un po' più belle, ricche di gol, di sorprese soprattutto perché oggi addirittura anche nel girone H la Corea del Sud fa lo scherzettino all'Uruguay. Sembrava tutto fatto per l'Uruguay, dopo mezz'ora aveva già chiuso la partita, invece la Corea del Sud vince contro il Portogallo in rimonta e passa il girone per la differenza reti, qualcosa di pazzesco. Stasera invece la Serbia era chiamata a rispondere, la Serbia che partiva comunque, diciamo, non favorita nei pronostici, però insomma, una squadra che io va bene, la prima partita è il Brasile, poi dopo inceppata nel Camerun, ragazzi, però una risposta bisognava darla, ha perso con la Svizzera, sostanzialmente meritata la sconfitta, la Svizzera che passa insieme al Brasile, peccato perché il Camerun ci ha provato, ragazzi, e ha scritto la storia. Io penso che il Camerun non abbia mai vinto col Brasile, perciò addirittura in 10 contro 11, qualcosa di pazzesco quello che è successo in quest'ultima giornata, raccontiamolo insieme. Ragazzi, innanzitutto buonasera a tutti, bentornati qua sul canale dal vostro amico Naici nella casa del pane Balù. Vi invito subito a mettere un bel like al video e ad iscrivervi al canale se vi fa piacere. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e like. È tutto gratuito, ragazzi, non costa nulla. È un attimo, ta 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 ta, perdete una caloria. In questo periodo è anche buono perché in vista del Natale, che poi si pia sempre qualche chilo in più, fare un po' di movimento anche con le dita non fa male. Detto questo, dai ragazzi, partiamo, analizziamo la giornata perché comunque da domani si riparte subito e si entra nel vivo, si entra nel vivo del mondiale perché da domani non si può più sbagliare, non si può più pensare è magari la prossima rimedio, no no, domani o dentro o fuori, perciò se non riesci in partita ai tempi supplementari, prima dei tempi supplementari ci sono i supplementari della partita perché poi quest'anno io sono curioso di sapere se una partita finisce 0-0 quanto durerà con tutti questi recuperi, vedere se poi faranno anche il recupero e supplementare, vanno avanti 2 ore. Vedremo, dai, da domani vedremo. Oggi analizziamo la giornata di oggi, facciamolo insieme, ragazzi. Perciò partiamo subito. Corea del Sud, io voglio partire dalla Corea perché veramente ha fatto un'impresa. Non era semplice, è vero che il Portogallo sostanzialmente era già qualificato, però comunque passa in vantaggio, è il Portogallo, c'è Cristiano Ronaldo in campo, è assatanato perché non gli è stato dato il gol la partita prima, poi dopo quando è uscito è stato dato rigore, lui non era in campo, non l'ha potuto tirare, perciò sappiamo quanto lui ci tenga a tutti i suoi vari record, perciò era in campo e voleva far bene. Perciò non era una partita tutt'altro che semplice, soprattutto sentendo poi dopo mezz'ora l'Uruguay dall'altra parte già sul 2-0, perciò aveva già chiuso sostanzialmente la partita con un Ghana un po' impalpabile. Insomma, la Corea ha avuto la forza di ribaltarci, cioè di pareggiare la partita, di ribaltarla e di portarla a casa, ragazzi. Perciò ottiene una qualificazione storica per la Corea, insomma, perché non è la prima volta, se non sbaglio, che la Corea passi, no? Adesso non voglio sbagliarmi, non so se era Corea del Nord, vabbè, comunque. Passare in questo modo qua all'ultimo respiro, segnando il gol all'ultimo minuto, perché poi sostanzialmente pareggia la partita, ma poi solo al 90° e oltre riesce a passare in vantaggio. Poi con il tempo supplementare di recupero, che se non sbaglio ne ha dato 8 o 9, insomma, ha dovuto penare non poco, anche se poi il Portogallo uno dice non ha giocato, però insomma, poi è un attimo, non è che i giocatori proprio si tirano indietro. Insomma, ha portato a casa una qualificazione storica, storica ai danni dell'Uruguay che ci ha provato. Insomma, io devo essere sincero, poi se la voglio guardare bene, secondo me l'ha meritata la Corea del Sud per quello che ha fatto. È vero che l'Uruguay forse come prestigio è qualcosina in più sicuramente, però
in campo non ci va solo il prestigio, non ci va solo la storia di aver vinto due coppe del mondo negli anni 30, ma ci va la corsa, ci va la cazzimma, ci va la voglia di portare a casa un risultato e di non arrendersi mai. La Corea l'ha avuta, l'ha avuta e insomma ragazzi, arriva a pari punti dell'Uruguay, pari punti dell'Uruguay, stessa differenza reti, gol fatti, gol subiti, non ho capito perché passa alla Corea, passa alla Corea del Sud molto probabilmente perché ha meno munizioni. Eh sì, perché 4-4, due gol fatti. Ah no, 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 scusate. Corea del Sud, gol fatti 4, gol subiti 4 e 0. Uruguay, no, 0, sì, no, arrivano pari come differenza reti, ma conta poi dopo la differenza reti i gol fatti. E la Corea ne ha fatti di più perché ne ha fatti 4. Ne ha subiti 4, ma ne ha fatti 4. Mentre l'Uruguay ha fatti 2. Vabbè, insomma, passa la Corea, è una qualificazione storica. Perciò tanta roba per la Corea. Arriviamo a stasera. Stasera un girone un po', insomma, Brasile anche lui già qualificato e se non sbaglio già qualificato anche come prima perché è arrivato comunque primo in classifica. E vediamo, non voglio dire una cazzata. Sì, è arrivato prima. È arrivato primo in classifica perché con la differenza reti è superiore alla Svizzera che è arrivata a 6 punti e perde una partita contro il Camerun che vince, cioè pazzesco, se la Serbia fosse riuscita a pareggiare con la Svizzera sarebbe passato il Camerun perché poi la differenza reti l'aveva migliore il Camerun, almeno così dicevano i cronisti, adesso poi andremo a verificare, insomma. Qualificazione anche lì, tutta quanta vissuta per il Camerun sul filo del rasoio, poi non ce l'ha fatta alla fine, però porta a casa una gran bella vittoria, anche comunque per il morale, per aver partecipato al mondiale, hai lasciato comunque il segno, hai battuto il Brasile, ragazzi. Quando batti il Brasile, a prescindere dalla partita amichevole o quello che è, hai sempre battuto il Brasile. Per il Camerun è tanta roba, oltretutto in 10, perciò, perché il giocatore dopo aver fatto gol alla Giroud si leva la maglia. Era già ammonito, perciò si fa espellere. E passando alla partita della Svizzera con la Serbia è stata abbastanza deludente perché, per l'amor di Dio, magari non era favorita, però insomma, dalla Serbia con quel po' di giocatori ti aspetti qualcosina in più. La Serbia in questo girone, sì, stasera ha tanto casino, però sostanzialmente non è riuscita a vincere una partita, ha pareggiato a stento col Camerun, ha perso col Brasile, ha perso con la Svizzera, è meritata l'eliminazione, nonostante il gol di Vlahovic, nonostante l'essere passato in svantaggio, aveva avuto la reazione di ribaltarla sul 2-1, però poi dopo in difesa buchi clamorosi, errori elementari, insomma, quando giochi così, ragazzi, sostanzialmente, cioè non si può, non si può, cioè se tu. È vero che davanti hai una squadra che comunque si sta giocando anche lei la qualificazione, ma una volta che tu l'hai ribaltata, in pochi minuti te la fai controribaltare, allora vuol dire che non ci sei proprio con la testa. Io ho visto sul 2-1 per la Serbia tutti quanti in avanti e lasciare dei buchi pazzeschi, cioè più buchi li lasci se vuoi recuperare. Se sei in vantaggio non dico che ti devi chiudere, ma certi errori non bisogna fare. Insomma, male, male la Serbia, ottimo la Svizzera che porta a casa la sua vittoria. Ragazzi, a vedere la Svizzera agli ottavi di finale, dove è stata per gran parte della qualificazione ai mondiali dietro di noi e poi ci ha superato solo per due errori nostri nei rigori contro proprio di loro è pazzesco. E ora te la vedi lì che partecipa al mondiale, che passa il girone, che va agli ottavi, che incontrerà negli ottavi. Adesso non so chi incontrerà gli ottavi, chi incontra gli ottavi la Svizzera. La Svizzera incontra gli ottavi il Portogallo, che avremmo dovuto incontrare noi comunque se fossimo riusciti a vincere contro la Macedonia. Non pensiamoci, ragazzi. L'è andata, dai, godiamoci questo mondiale. Da domani saranno partite vere, partite toste, partite da decidere dentro la giornata stessa. Non si può più recuperare, perciò vedremo. Dai, ragazzi, ne vedremo delle belle. Ci vediamo in live domani, ragazzi. Mi raccomando, belli siete. Un abbraccione di cuore a tutti quanti. Like al video, come dico sempre io. Bye bye.